Ci siamo? Prova? Prova, prova uno. Ciao ragazzi, mi sentite? Mi vedete? Prova, prova live. Ok, datemi un feedback intanto, io pubblico la live. Ciao Ema99. Ciao Ema, come mi senti? Come mi vedi? In questa live. Ultima live da Huawei P20 Pro. Ah, perché tra poco andiamo ad aprire insieme questo lo Xiaomi Mi 9T. E ora vi spiego tutto, ragazzi. Ora vi spiego tutto. Se trovo il bollino rosso per pubblicare il post, non trovo il bollino rosso. Ok. Ciao Domenico, ciao Daniele, ciao Silvio. Ciao ragazzi, tra poco partiamo con l'unboxing. Secondo voi lo Xiaomi Mi 9T sarà un buon telefono oppure no? Iniziamo con un bel like, ragazzi, dai. Mentre aspettate, come sempre, nessuna donazione, nessun abbonamento, un semplice like per supportarci. È arrivato il battitore. Che battitore? La voce è in ritardo. Madò. Allora penso che sia il telefono, il P20 Pro. Anche a voi è in ritardo, ragazzi, la voce? Colore? Ora vediamo, ora lo scopriamo insieme. Ora lo scopriamo insieme. Agli altri va bene. Prova a ricaricare la live. Ancora è un problema di connessione. Oppure cambia la risoluzione. A volte si riesce a risolvere così. Allora, ragazzi, vi spiego. Io ora ho il... Io ho già ripreso uno nero e ho già venduto. Perché? Vabbè, dicevo, io ora ho il Huawei P20 Pro, che uso essenzialmente per le live e le foto che uso nelle copertine dei video, ma nemmeno tanto, perché il P20 Pro fa foto in 4/3. Comunque, il P20 Pro è superiore sotto certe cose rispetto al Mi 9T, però la cam frontale del P20 Pro, ragazzi, non si può vedere proprio, è totalmente sballata, e lo vedete da queste live. Quindi ho preso il Mi 9T, che ha una cam frontale migliore. È poi più bello da vedere, perché il P20 Pro non mi piace molto d'estetica. Ciao Davide! Entrambi Davide. Davide Davoli e Davide Santiano. Ok, un attimo. Sto finendo di condividere. Sta passando un'ambulanza, ragazzi. Qua passano ogni 5 minuti ambulanze. Aspettiamo che passi. Ciao Gianni. Con Xiaomi Mi 9T. Ok. Bene. Ok. 718. Ciao il motociclista solitario. Ciao Andorra. Sui Pirenei. Non ci sono mai venuto. Fa caldo anche lì? Secondo me l'unboxing sino le chiavi di... In che senso? Sino le chiavi di casa. Ok, l'ho condiviso su Telegram e ora lo condivido su Facebook. Non riesco a vedere il video. Prova a ricaricare la pagina. Con il nuovo. Oggi un ragazzo mi ha inviato tramite posta due barattolini d'olio che fa lui. Niente, quindi lo ringrazio. Brick, se guardi la live, grazie. Non dovevi, ma grazie. Beato te che lì fa fresco. Qui saranno un 33 gradi circa. Ok, qui ho finito, ragazzi. Posso spegnere il computer. Passiamo all'unboxing. Fatemi invitare Stefania. Fatto. Ok, bene. Passiamo all'unboxing vero e proprio, ragazzi. Vediamo com'è questo Xiaomi Mi 9T. Ah, Instagram, ok. Quindi sei un umano. Cioè, guardate la cam frontale del P20 Pro come brucia il cielo. Che poi, cioè, non è nemmeno mezzogiorno. Se mi sposto io, è normale. Ok, vabbè. Che avete scritto? Ok ragazzi, passiamo all'unboxing e poi lo proverò qualche giorno e magari vi faccio una recensione. Dai ragazzi, un bel like, arriviamo a 10 e iniziamo.
Questo, il Mi 9T, l'ho preso da Banggood. L'ho pagato poco. L'ho pagato, questa è la versione 128 giga, l'ho pagata 270 euro. Mentre quella 64 giga costa 240-250. Madonna, a Napoli è tremenda la situazione. Ok ragazzi, cambio l'inquadratura. Secondo voi che colore è? Dai, dai, provate a indovinare il colore. Giriamo la cam. Ok. Tra l'altro Banggood mi ha inviato nuovamente la busta del pane. Cioè non la busta del pane, la busta della monnezza, che poi è uguale a quella che devo buttare lì. Quindi Banggood, vabbè. Eh sì, se ci mettessero 4 motori brushless sarebbe perfetto. Dai ragazzi, apriamo. Vediamo com'è arrivato, in che condizioni. Cioè, ma a Napoli è sul mare e fa così caldo. Vediamo ragazzi. Allora, innanzitutto, secondo voi com'è la confezione? Cioè com'è arrivato? Secondo me sembra ben imballato, guardate. C'è l'aria qui, quindi rimbalza. Allora, un attimo. Per la questione ritardi che ci sono stati su Banggood, ci sono stati dei problemi con i corrieri fine maggio, metà giugno. Ora invece con i nuovi ordini da inizio luglio, velocissimi. Pensate, questo l'ho ordinato il 3 luglio, è arrivato l'11 o il 12 luglio con GLS, dalla Cina, spedizione gratuita. L'ho ordinato il 3-4 luglio, ci ha messo una decina di giorni. Ok. Scarta. Come si chiama quello? 1000 accendini, lo vedevo 1000 accendini, prima che iniziasse a fare video un po' così. Allora, la confezione è buona, dai, è bella, bello imballato. Mi sembra arrivato in ottime condizioni, voi che dite? No, Marco, stai tranquillo, vedrai che ti arriverà presto, aggiorni. Comunque, ora, concentriamoci su questo, ragazzi. Mi piace tantissimo l'estetica di questo smartphone, tutto schermo praticamente, con il touch sotto... il sensore di impronte digitali sotto lo schermo, davvero bello. Mi 9T, non c'è niente scritto dietro, completamente nero. Mi 9T, qui un po' di codici e niente. Ok, andiamo ad aprire questa plastichina, che non ho mai capito sinceramente come si faccia ad aprire senza un taglierino. Ciao Gui. Allora, fatemi aprire sto cellophane. Se trovo un pertugio. Vediamo. Voi cosa ne pensate di questo smartphone, ragazzi? Sta avendo una grandissima pubblicità praticamente ovunque. Sì, Gianni. Non voglio rovinarlo col taglierino, perché questi sono molto aderenti, questi cellophane. Se metti un po' più a fondo il taglierino, rovini la scatola. Quindi, un attimo. Che è successo, Chris? Riscrivi la domanda, Chris. Sono troppo agitato nell'aprire questo telefono. Ok. Siamo. Ora è vuoto, oppure c'è un mattone dentro. Ah ragazzi, uno di voi oggi mi ha scritto perché ha acquistato dal sito xiaomi.com.it. Ragazzi, è un sito fake, non acquistate da quel sito, state molto attenti, ne ho fatto anche un video. Ok, eccolo qui. Sarà davvero nero oppure no? Scopriamolo. Sì, io non ho mai avuto un telefono Xiaomi, questo è il primo, quindi vedrò come vanno. Siete pronti ragazzi? Apriamolo. Non è leggerissima la scatola, eh? Ok. Bene. Ci sono rimasto male, pensavo di trovare subito il telefono davanti, bello. Invece no, questa penso sia la cover. E questo è il telefono. Però vediamo prima la cover, che è più importante, no? Si apre da qua. Sì, non è leggerissimo, Silvio. Allora, una prima cosa che non mi piace è la cover, vabbè questa si cambia direte voi, però nera.
Questo è un colore particolare, cioè credo, e quindi mi sarebbe piaciuta una cover trasparente per vedere bene il retro del telefono. Invece dobbiamo adattarci a questa o comprare nuove cover. Eccolo ragazzi, blu! È davvero bello l'effetto, dal vivo è anche più bello rispetto che dal video. Guardate, vi piace? Cosa non ti piace? È bello blu, un bel colore, però con la cover non si vedrà nulla. Ok, andiamo a togliere la pellicola. Sa gente che ha orgasmi quando toglie le pellicole, non so perché. Ok, opla, bello bello grosso e nero, insomma. Questo poi lo tolgo, lo metto nella confezione. Ecco, guardate, se mettiamo la cover, sì, rimane un po' blu qui sopra, ai lati, però dietro diventa anonimo. Avrei preferito una cover originale trasparente. Che è successo? Sì, full screen totale. Concordate con me per il fatto della cover o sono l'unico imbecille a pensare sta cosa? Accendiamolo. Si accende da qui. Ok, allora funziona ragazzi, eh? Quindi sembra arrivato in buone condizioni da Banggood, sicuramente è nuovo, non è manomesso o altro. Edual Sim, ciao Lorenzo! Ciao Christian, sì, Edual Sim, la memoria non è espandibile, però questo è da 128 giga, poi vi lascio in descrizione video tutti i link per acquistarlo. Comunque ho comprato una cover trasparente, però deve arrivare perché è appena uscito, quindi non si trovano in negozio le cover al momento. L'ordinata arriverà. Ok, bello. Mi piace lo schermo, ragazzi. Tutto schermo, davvero bello. Andiamo avanti. Vediamo se c'è. Italiano nemmeno considerato tra le lingue principali, ma ok. La nozzola ragione. Anguilla, no, bugia. Sì, c'è una regione che si chiama Anguilla, davvero, bene. Scopro cose nuove. Cerchiamo. La nostra Italia. Bene. Ci connettiamo dopo. Ok. Non c'è la SIM, la vediamo dopo. Servizi Google, ok. Vediamo l'impronta, ragazzi. Ora non sto leggendo la chat, sto configurando il telefono. Vediamo. Disegna una semplice forma, password, PIN. Mettiamo il PIN. Ok. Ovviamente ora, ragazzi. Non è che non mi fida, fidi, però vediamo. Che PIN mettiamo? La data di nascita di Chianese. Ok. Bene. Ok. Aggiungiamo l'impronta ora, ragazzi. Un bel like, dai, arriviamo a 20 like. Vediamo come funziona il lettore di impronte di questo telefono. Che dice? Ok, non mostrare più, ho capito. Quindi si tocca qui sotto. È il mio primo telefono con un lettore di impronte sotto il display. Spostiamo un po' il dito. Ok. Bene, il display ragazzi è proprio bello. Ok. Potete tagliarmi il dito se volete usare questo telefono, ragazzi. Andiamo avanti. Un tema, mettiamo il predefinito. Oh!
E ci siamo! Bello ragazzi, davvero, davvero un bel mattoncino. Ok, ora rispondo alle vostre domande. Mi sembra anche abbastanza robusto, cioè è pesantino. Il colore è proprio bello ragazzi, a me piace davvero tanto il colore. Non so a voi, c'è anche rosso, però rosso non lo so, forse un po' più da ragazza, potrei sbagliarmi, però c'è chi piace rosso. Ora sono vestito di rosso. E c'è anche nero classico, però mi piace il dettaglio, quindi l'ho preso colorato. Ciao Mirko, fatemi leggere cosa avete scritto. Quando l'hai ordinato, Lorenzo? Grazie Mirko. Se metti India è più timida da scaricare. Vabbè, i temi poi li scarichiamo tranquillamente. È paragonabile ad un Galaxy? Sì, ma dipende da quale Galaxy. Alla fine questo è un telefono di medio gamma, però costa abbastanza poco. Ciao dalla Germania. Ciao Alessandro, che ci fai in Germania? Pure il mio Mi A2 Dual SIM, però tra aggiornamenti e blocco schermo per aggiornamenti devo dare un commento negativo. Spero che siano migliorati. Non ho mai usato l'A2. Vabbè, Lorenzo, è presto ancora, devi aspettare ancora un po'. Ok, guardate, rimane l'immagine di dove toccare con il pollice. Vabbè, ora sto tutto storto. Vediamo. È abbastanza veloce, no, non è rapidissimo, però ce la si fa. C'è anche lo sblocco con il riconoscimento facciale. No, è abbastanza rapido. E ora proviamo la cam, se si alza. Un attimo, ragazzi. Sta installando un aggiornamento. Che cosa sta succedendo? Configurazione completata. Sì, vabbè. Ho capito. Grazie Lorenzo. Potrei sapere se supporta Android Auto? Al momento no, ma dovrebbe uscire un aggiornamento a breve. Non ho capito. Aspetta, mi chiede perché è acceso il telefono? Io non fumo, grazie. Che cosa si. Guardate questa telecamera come sbiadisce completamente. Ti è arrivato il film X8. Come va? Come va, Christian? L'X8. Un bel like, ragazzi. Sta caricando le impostazioni. Diamogli qualche secondo. Si è spento? No, si è riavviato. Consenti. Vabbè, mi leggo tutto dopo. Ok, ragazzi, vediamo. Proviamo. Guardate che figo! Fa pure la musichetta, non so se la sentite. Sono tutto il giorno così, ragazzi. È bello che escono anche i LED vicini. Ve lo faccio vedere con l'altra cam, che si vede meglio. Ciao Tiziano. Ma no, quanto è figa sta cam. Proviamo ad alzare il volume. Vediamo. No, ragazzi, bellissima. Ciao! Davvero bello. Chissà quanto regge comunque, quanti cicli di dentro fuori regge. Non lo so se scende. Ciao Matteo. Mi pare che scende quando l'accelerometro sente che il telefono sta cadendo, quindi per preservarla rientra, poi non so in che altre condizioni rientri. Mi sembra già di una buona qualità. Poi bisogna vedere tutte le impostazioni, ovviamente. Non ho mai usato un telefono Xiaomi, ragazzi, quindi devo capire bene tutte le regolazioni. Però è davvero figa, bella. Mi piace molto, mi piace davvero tanto. A voi piace, ragazzi? Se chiudo la telecamera, che succede? Torna giù. Però è davvero, davvero uno spettacolo, ragazzi.
Anche il OnePlus 7 ha così la fotocamera, mi piace perché così lo schermo è totale, no? È totalmente borderless. È una figata, sì. Ciao Stefania! Mi piace molto, ragazzi. Mi dispiace tanto metterlo nella sua custodia originale. Però. Dal vivo è ancora più bello, un bel colore, una bella sfumatura. Ragazzi, se lo comprate, poi vi metto i link e i coupon, prendetelo o blu o rosso, perché secondo me merita di più. Cioè nero, ragazzi, sempre nero, sempre nero. Prendiamolo un colore più particolare. Ciao Tony. Il mio ultimo telefono Apple è stato il iPhone 6. Mi trovavo molto bene con i telefoni Apple, eh. Però all'epoca io facevo ancora videogiochi e l'Apple non registrava lo schermo, quindi passai ad Android. Fai pure, Michael, sì. Cosa vuoi sapere, Michele? Nulla. Se volete sapere voi qualcosa, ragazzi, basta che chiedete. Vediamo cos'altro c'è nella confezione. Abbiamo la cover. Il cavo di ricarica che sembra abbastanza lungo, USB-C ovviamente. È bello incastrato. Ah, un'altra cosa che apprezzo è che questo ha ancora il jack per le cuffie e sono molto contento di questa cosa. E poi vabbè, c'è l'alimentatore all'interno che è incastrato. E in qualche modo si toglierà. Ah, cosa ne pensi Luigi? Cosa ne pensi? Va bene come telefono? Stefania, non dire queste cose, io le uso sempre le cuffie. Oh mio Dio, Chris mi ama, Stefania, non essere gelosa. Anche questo ha tre fotocamere. Ve lo faccio vedere bene. Allora. Tre fotocamere qui dietro, il flash LED doppio, qui c'è l'antenna, poi non c'è nient'altro su questo lato, USB-C, entrata per le SIM, cassa e mono, microfono, altre antenne, bilanciere volume e tasto accensione. Questo è il frontale con il lettore di impronte digitali. Ottimo, ottimo, quindi aspetto di provarlo per bene. Questo ha 6 giga di RAM e 128 giga di memoria interna, non è espandibile, c'è anche la versione con 64 giga di memoria, però essendo la differenza di prezzo di 20-25 euro, consiglio di prendere la versione da 128 giga. Questo costa 268 al momento su Gearbest e vi lascio il link più tardi in descrizione di questo video. Porta Stefania in carcere. Lo farei volentieri, Chris, credimi, lo farei volentieri. Voi che telefono avete, ragazzi? Che telefono avete voi? Made in China. Vabbè, non pensavo diversamente. Voi questo adesivo che fate solitamente? Lo attaccate nella scatola del telefono? Io sì. Alcuni lo buttano, però c'è l'IMEI 2, meglio non buttarlo. Io lo appiccico solitamente nel manuale di istruzioni. Così. OnePlus, anche OnePlus io non l'ho mai usato. Io ho usato iPhone 4, iPhone 6, poi sono passato al Samsung Galaxy S8, però non mi sono trovato molto bene con il Galaxy S8. La batteria non lo so, mi durava mezza giornata. Poi sono passato al Huawei P20 Pro che sto usando in questo video. Ora questo. E prima dell'iPhone usavo telefoni, sa, quelli grossi che si aprivano e chiudevano. Ho il Nokia 3310, un po' di Nokia, un 4-5 Nokia.
Galaxy A7. Io ho avuto problemi di batteria con il Samsung, non so perché, però la fotocamera era molto buona. Ok ragazzi, è nulla che dire, vado a testare per bene questo telefono, poi vi faccio una recensione nei prossimi giorni. Bene ragazzi, grazie di essere stati qui in questa live, vi voglio bene, faccio vedere le chiavi di casa, no. Ciao ragazzi, alla prossima, mi raccomando lasciate un bel like, ciao belli!